Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 Online. Come avrete letto dal titolo, ho vinto 1.600.000 dollari. Ebbene sì ragazzi, perché sono riuscito a vincere questo mezzo fantasmagorico alla ruota della fortuna, ovvero la Pegassi Reaper. Una Lambo mozzafiato che io non ho mai e poi mai comprato per il semplice fatto che è soltanto posteriore. E adesso raga, e poi alle portiere così smarze. Il sound è veramente bello, però dietro abbiamo dei buchetti che le chiappette di un macaco sono il triplo. E come potete vedere, solo posteriore ragazzi. Non so a chi piacciono le Lambo solo posteriori, ma a me piacciono le Lamborghini appunto perché sono quattro ruote motrici. Hai una sicurezza micidiale veramente, e dilani qualsiasi altro mezzo al semaforo in pratica. Quindi, detto tutto ciò, ditemi chi di voi ha questo mezzo, se gli piace, non gli piace. Vi faccio vedere anche un po' gli interni, molto bellini. Sentiamo sti 9.000 giri! Mamma mia come canta sto motore, raga. 120 miglia orarie, lì con il dosso siamo andati diciamo un po' ai 130. In pratica questo qui è il mezzo vinto gratis. I cerchi mi piacciono veramente un casino. Ed eccoci qua raga, arrivati allo Santos Custom. Vediamo subito quali modifiche ci saranno e ditemi giù nei commenti a quale mezzo assomiglia appunto nella realtà, perché non so se ve l'avrò già messo nel titolo, nella miniatura o quant'altro, ma al limite raga ditemelo voi. Quindi freni a bombazza, motori di più raga, esplosivi no, lasciamolo perdere. Le luci le vediamo dopo. Targa! Mettiamo subito la mia personalizzata nera. Verniciatura, cosa abbiamo? Il simbolo crepe. Sì, a lato ci può stare. Cosa secondario? Tutte le cuciture. Avete visto, raga? Da così a così. Non male. Quindi potremmo tanto, tanto divertirci. Il colore primario, chiaramente, è tutto davanti. C'è tutto l'esterno. Lo spoiler! Subito così, raga. Spoiler basso, spoiler alto e in carbon. In carbon tutta la vita. Alettone mega galattico. Sospensioni. Non si abbassa nemmeno tantissimo. Era già super ultra mega settata. La trasmissione da gar. Cioè, basta. Il turbo. Le ruote. I fenster. Ci rispariamo limo full black ragazzi. E basta. Cioè queste sono tutte le modifiche per questo mezzo. Siamo seri? Rockstar, che mi dici? Quando è che assumete Beastard come capo grafica, che ne so io, per le auto? Io sono sempre qua. Tanto la mia mail ce l'avete ragazzi, mi inviate cose gratis da una vita. Quindi Rockstar, mi raccomando, per GTA 6 chiamatemi e così vi dico come modificare le auto. Mi raccomando, ci tengo. Mettiamo frontali, posteriori e laterali come schema neon. Il neon lo vedremo successivamente. Andiamo subito con il colore primario. Ce la facciamo cromata, raga. Qua non so se scatterà la mia magia o meno, perché non c'è assolutamente nulla. Anche un grigio così, raga, molto molto stealth. Mi piace un sacco, cavolo. O se no la possiamo fare dei vari classici colori, raga. Anche questo verde fogliame, olivastro, giusto per fare qualcosa di particolare. Ma io, raga, ho in mente già qualcos'altro. Allora, a me sapete che le Lambo fanno impazzire. Viola così per me sono veramente atomiche, ma oggi voglio andare sul classico blu profondo perché ci sta veramente un botto. Sapete la cosa che mi lascia un po' perplesso? È sul montante qua della portiera, possiamo dire, del vetro, tutto quanto, che c'è una strisciolina così nera. Il pezzo sotto invece è verde, al posto che avere tutto il pezzo nero. Sì, secondo me li hanno smarciato brutalmente. Il coso dei finestrini, allora mi fai cambiare il coso dei finestrini, non me lo tieni così. Bella anche giallo montano. Però ho già fatto l'altra Lambo, caspita. No raga, io la faccio così. Io la faccio assolutamente così. Come colore secondario direi di tornare nuovamente su un bel blu profondo. Guardate che, anche se la cosa interna è arancione, quindi potremmo ragazzi fare una cosa molto molto interesting. Farlo arancione alba non è malaccio. Cosa dite raga?
Cosa dite? Perché abbiamo l'interno dei sedili arancioni, quindi direi di poter tenere questo gioco blu arancione, che secondo me ci sta, non è troppo invasivo, ci potrebbe stare. E ora voglio scoprire tramite l'applicazione del cellulare se si possono colorare anche i cerchi, ma presumo che siano tutti quanti cromati, quindi rip. E ora scopriamo insieme se le modifiche vanno a buon fine o meno, raga. Ho messo le cose, elaboriamo l'ordine. No, manco un coso di blu, manco a pagarlo oro, perfetto. Potremmo metterci il neon arancione che riprende gli interni, cosa dite? Ditemi un po' se vi potrebbe piacere il neon arancione o proviamo questo blu elettrico o blu. Boh, teniamocelo così, ragazzi. E direi che il mezzo è completamente finito. Io speravo che almeno ci fosse il pezzo centrale del cerchio, dove, come in Formula 1 sono queste macchine, ragazzi, che spari dentro la pistola e ti viene tutto quanto il dadone, lasciatemi passare questa parola, grosso, e speravo che quelli lì fossero almeno azzurri, ci fosse quel tocco di classe devastante. E invece no, ragazzi, gli scarichi non si possono toccare, deflettori dietro men che meno, qui la base del motore, tenerla aperta, fare cose, zero, cofano, il muso, niente di niente. Ed eccoci qua. Poi magari andremo all'arena, cambieremo anche il colore delle luci, così è tutto quanto azzurrino. E poi vi voglio dire anche, raga, che io ho acceso il gioco e la Rockstar mi ha regalato altri 500.000 dollari. Quindi top, top, top. Ditemi se anche voi avete ricevuto i 500.000 dollari, se vi piace la macchina, se preferite l'arancione e l'azzurrino. Ditemi tutto quanto, raga, sotto giù nei commenti. Questo qui è il mio mezzo, veramente top. Prima eravamo intorno ai 120, vediamo adesso quanto può telare. Adesso si è messo Dom a chiamarmi. Non più LJT, sarà in quarantena, che caspita ne so. Occio! Via, via, via! 120... Beh, guarda qua il 130. Guarda il 140! Mamma mia, raga! L'abbiamo potenziata a stecca sto mezzo. A me piace un botto, raga, veramente top. Pegassi Reaper solo posteriore 1.600.000 dollari più qualche modifica, arriverà intorno al 1.800.000, immagino. Direi che il video si può concludere qua. Fatemi sapere se vi piace o meno. Solo posteriore, quindi nelle gare non lo so, però è un mezzo gratis, quindi tanta tanta roba. Qua da Beastard, raga, è tutto. Domani, o non so quando vedrete questo video, ci sarà il nuovo mezzo, quindi scopriremo insieme cosa metteranno. Vi mando un abbraccione, un salutone e noi ci vediamo su GTA 6.